Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi stiamo per collegarci nell'ordine con i seguenti campi. Roma per Roma-Lazio, Torino per Juventus-Torino, Cesena per Cesena-Napoli, Milano per Inter-Bologna, Como per Como-Catania. Ai microfoni i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Giuseppe Viola e Verardo Dalla Noce. Cominciamo con il solo risultato dei primi tempi via Olimpico. Proprio in questo momento la Lazio ha pareggiato, il gol di svantaggio è stato D'Amico a mettere a segno il gol che pone le squadre sul risultato di parità. 1-1 proprio in questo momento, mentre entrate in collegamento con l'Olimpico di Roma. Breve, brevissima panoramica per i cenni di cronaca via Roma. Sì, saltiamo subito tutti i preamboli, diciamo soltanto che piove a tratti sul 74esimo derby di Roma, che è diretto da Gonella, ma scarse le inserzioni per la pioggia. Gli spettatori sono quelli preventivati con un incasso che oscilla attorno ai 300 milioni, che potrebbe essere forse il record assoluto italiano. Ripetiamo, come vi abbiamo detto in cronaca diretta, D'Amico ha pareggiato le sorti dell'incontro qualche istante fa, esattamente al secondo minuto, dopo un'azione un po' confusa in aria, la palla è pervenuta, c'era stato un tiro precedente di Ghinaglia all'ala sinistra della Lazio, ben piazzata. D'altronde il portiere Conti della Roma era forse nascosto dai giocatori, difensori e attaccanti, e la palla è entrata sulla sua sinistra. 1-1 dunque il risultato. Ricordiamo, per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco, che non è stato un derby bello fino a questo momento, giocato quasi con rabbia, tutt'altro che attraente sul piano dello spettacolo calcistico, molto troppo sentito dalle due squadre, soprattutto dalla Lazio, che ha pagato subito le sue incertezze e nervosismo che serpeggiava tra le sue file. Ora però ci sembra che la squadra si sia ripresa. La Lazio, ripetiamo, attaccava subito in apertura e otteneva due angoli, un tiro forte ma impreciso di Frustalupi concludeva questa prima parte. Rispondeva la Roma e Oddi entrava male su un cross di Orazzi, deviando comunque in angolo. L'angolo era battuto, la palla perveniva indietro a Spadoni, che da 40 metri tirava in porta. Pulici, evidentemente sbilanciato sul tiro molto insidioso, bloccava la palla ma entrava clamorosamente in rete con la stessa, causando gol. La Lazio reagiva, ma la difesa romana non si faceva sorprendere e neutralizzava i tentativi di Ghinaglia e Garaschelli. Ecco un altro tiro in questo momento di Ghinaglia, che termina fra le braccia del portiere Conti al 16esimo, mentre Orazzi, infortunato, terminava a terra. La Lazio scendeva sulla destra con un'azione Petrelli-Rececconi, il cui cross veniva deviato fuori di testa dal ben piazzato Garaschelli. Altre azioni alterne, era assoluto la Lazio a prevalere in questa prima parte del primo tempo, ma la Roma si difendeva molto bene. La partita era piuttosto fallosa, le due squadre manifestavano subito un visibile nervosismo. Nella Lazio Rececconi stentava ad inserirsi nel gioco e tradiva ancora una non buona condizione. Alla mezz'ora, per un fallo su Garaschelli, c'era una punizione dal limite, tirava forte Ghinaglia ma fuori di poco. La Roma, favorita dal gol di vantaggio, non si limitava tuttavia a controllare gli avversari, ma effettuava azioni di alleggerimento che risultavano quasi sempre insidiose, anche perché, almeno per quel che riguarda il primo tempo, la Lazio aveva qualche uomo con idee non molto chiare e in possesso della necessaria calma per ragionare. Il tempo si chiudeva con la Lazio all'attacco, Lazio in attacco anche in apertura, la Roma in attacco, Cordova, tiro a palo col portiere Pulici in uscita, Cordova ha colto in questo momento il palo. Noi forse abbiamo tenuto troppo la linea. A te Ciotti. Grazie Mary, quanto più rapidamente possibile la cronaca. Attenzione Ciotti, sì. Scusa se ti disturbo, in questo momento devo interromperti perché c'è un calcio di rigore per la Lazio. È stato tirato Nanni, che era in aria, e l'arbitro Gonelle è corso subito, si trovava molto lontano dall'area, è entrato subito in aria con il dito puntato, calcio di rigore, poi tira fuori altri cartellini. Naturalmente si tratta di ammonizione nei confronti di questo, di quel giocatore. I giocatori giallorossi sono tutti intorno all'arbitro Gonella, ripetiamo, che sta dirigendo la partita, una partita che non è assolutamente molto facile da condurre, mentre Ghinaglia, pallone fra le mani, lo fa rimbalzare per terra molto lontano dal dischetto del rigore. Ecco Ghinaglia che si avvia ora verso il disco del rigore, ma resta ancora fuori dall'area mentre l'arbitro prosegue le sue discussioni con i giocatori giallorossi. Il risultato al quinto minuto di gioco del secondo tempo è di 1-1 e sta per essere battuto un calcio di rigore che l'arbitro Gonella ha concesso per atterramento di Nanni in aria. Nanni si trovava nella posizione di ala sinistra e appunto stava girando sul settore di sinistra dell'area giallorossa. Ecco intanto che Ghinaglia può finalmente entrare in aria, pone il pallone sul dischetto bianco, mentre Conti è entrato in porta e sta assumendo in questo momento la sua posizione per cercare di contrastare il tiro dagli 11 metri di Ghinaglia. Siamo al sesto minuto di gioco del secondo tempo, parte la rincorsa di Ghinaglia, tiro rete! La Lazio è passata ora in vantaggio 2-1, il risultato dell'Olimpico. A te Ciotti. Via Ameri. Sì, sono trascorsi i 14 minuti dall'inizio del secondo tempo ed è accaduto un po' di tutto qui sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma, oltre al gol del pareggio di D'Amico, al gol che ha portato in vantaggio poi la Lazio al sesto minuto di gioco. Il rigore concesso e realizzato da Ghinaglia, c'è stata anche una mini invasione di campo all'ottavo minuto di gioco, è stato un solitario invasore che ha attraversato il campo dalla nostra sinistra verso il centro, è stato bloccato da un intervento piuttosto rapido, un
un placcaggio tipo rugby di Rocca e quindi successivamente è entrato in campo la forza pubblica che ha allontanato questo solitario invasore. Gli animi sono un po' accesi, il calcio di rigore ha un po' frastornato così i tifosi giallorossi che avevano accettato sì la rete del pareggio laziale, ma ovviamente non potevano accettare, ed ecco che un altro palo è stato colpito, Pulici va a terra in aria, la palla è stata respinta. C'è stato un intervento falloso da parte di un giocatore giallorosso, forse ai danni del portiere Pulici. Adesso vedremo quali saranno le decisioni del signor Gonella. Ma ripetiamo, una partita destinata a serbarci, si vede molte sorprese, questo 74esimo derby fra la Lazio e la Roma. Via Olimpico. 26 minuti e 30 secondi di gioco nel secondo tempo, risultato immutato, conduce la Lazio per 2-1. Pochi istanti fa è stato Prati ad impegnare con un bel colpo di testa e una bella parata il portiere Pulici, che è stato costretto a buttarsi sulla destra e a respingere con la mano tesa il pallone. Ecco che la manovra si svolge ora sulla fascia centrale del campo ed è condotta dalla Roma. Pecenini ha recuperato il pallone che gli ha passato Morini e la lunga sulla estremo settore destro, dove avanza in questo momento Negrisolo. Scambia ancora il pallone con Morini, che ha su di sé Frustalupi. Ancora la palla sull'estremo settore destro, dove si muove in questo momento Pecennini. Nella posizione alla destra, cross, esce Pulici, va a terra, porta vuota, tiro sul fondo. È stato Spadoni a mancare, si può dire, dall'altezza del disco del rigore, il pallone che gli era pervenuto fra i piedi e l'ha buttato oltre la traversa sul fondo. Suma per la Roma, un'azione piuttosto importante che poteva portare la squadra giallorossa al pareggio. Intanto vi diciamo gli uomini che sono sul terreno di gioco. Per la Roma stanno giocando Conti, Negrisolo, Rocca, Morini, Santarini, Battistoni, Pecenini, Domenghini, Prati, Cordova e Spadoni. Per la Lazio, Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi ed Amico. Calcio di punizione concesso dall'arbitro Gonella per la squadra della Roma. Batte Rocca, passando in diagonale leggermente all'indietro al compagno di squadra Spadoni, quest'ultimo al centro a Cordova, che allunga subito al pallone in avanti dove è scattato Santarini. Ecco Santarini in aria, tiro, è uscito Pulici, è riuscito a deviare. Azione clamorosa e mancata dalla squadra giallorossa. Intanto continua ancora la Roma ad attaccare, l'arbitro Gonella in questo momento però ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per la Lazio. Clamorosa azione da parte della Roma, con Santarini che si è trovato libero davanti al portiere Pulici in uscita, ha tirato, il portiere ha parato. Siamo giunti così alla mezz'ora di gioco, 2-1 per la Lazio, a voi Torino. La cronaca dell'incontro faceva registrare a 7 minuti dalla conclusione un'altra azione pericolosa della Lazio ed è avvenuta esattamente al 36esimo, quando Frustalupi colpiva un palo alla sinistra della rete di Conti. Dobbiamo ricordare ancora che ci sono stati in questo secondo tempo i pali colpiti dalla Roma due volte, da Cordova e una traversa di Rocca, e adesso un palo colpito da Frustalupi. Dobbiamo dirvi che pochi istanti fa è stato Nanni a colpire una traversa. Nanni ha colpito la parte inferiore della traversa circa un minuto e mezzo fa, due minuti fa. La palla ha dato l'impressione di entrare in porta, poi invece ne è uscita, è stata recuperata ancora da Chinaglia successivamente, e Chinaglia, da posizione piuttosto felice, ha mandato il pallone sul fondo. Rimessa in gioco da parte della Roma, che chiude, si può dire, la partita, l'attacco. Ecco Cordova che riceve la palla, vede libero Pecenini, gli passa in questo momento la palla. Ecco Pecenini che finta un passaggio sulla destra, passa in effetti ora sull'estremo settore di destra, dove è scattato Domenghini. Intervento difensivo da parte di Frustalupi, palla che termina fuori. La rimessa in gioco di Rocca, che effettua in questo momento la rimessa, passando la palla a Pecenini. Pecenini mette la palla a terra, fa partire un cross da distanza di circa 40 metri, al limite attende Spadoni, rovescia ancora il pallone in aria, un tentativo di Domenghini e quindi va a terra Pulici, dopo essere stato forse colpito da un giocatore giallorosso, che è terminato ugualmente a terra. L'arbitro Gonella intanto si porta rapidamente fuori area, facendo che si tratta di rimessa. Pulici ha effettuato la rimessa, ha servito Garaschelli sulla destra, scatta Martini al centro, Garaschelli non gli effettua il passaggio, fa una finta, poi entra in questo momento in area sulla destra, avanza ancora, tiro di esterno, di destro, la palla termina sul fondo. E Pulici comunque era in buona posizione, avrebbe sicuramente intercettato la traiettoria della palla. Il tempo ovviamente è scaduto da circa un minuto, si sta recuperando qualcosa per l'incidente che è occorso al portiere della Lazio, ma proprio in questo momento l'arbitro Gonella dà il segnale di chiusura dell'incontro. Subito la forza pubblica entra sul terreno di gioco. Vi ricordiamo che c'è stato un tentativo di invisione all'ottavo minuto del secondo tempo. La Lazio, dopo aver salutato il suo pubblico, si affretta ad uscire rapidamente dal campo. La Lazio che ha sfruttato i primi 10 minuti della ripresa e in 10 minuti ha sovvertito il risultato, che la dava soccombente al termine del primo tempo per 1-0. Il secondo tempo è stato senza dubbio migliore del primo, meno nervosismo, forse meno cattiveria. Nel primo nervosismo l'aveva fatta da padrone, soprattutto nelle file laziali. Pulici, l'estremo difensore, ne pagava lo scotto bloccando un insidioso tiro di Spadoni da 40 metri, sì, ma finendo subito dopo in rete con la palla, senza essere toccato né da avversari né da compagni, era uno dei più clamorosi autogol. Palazzo si portava all'attacco per tutto il resto del primo tempo, ma non riusciva a superare la solida e ben appostata difesa della Roma. Nella ripresa, ripetiamo, bastavano 10 minuti da Lazio. Al terzo minuto, sulla prima azione d'attacco dei laziali, c'era un tiro di Damiano
D'Amico al terzo e D'Amico riusciva così a sorprendere il portiere Conti. Successivamente c'era ancora un atterramento di Nanni al sesto minuto di gioco, atterramento per cui il signor Gonella concedeva la massima punizione alla squadra laziale, che realizzava Chinaglia su rigore appunto al sesto. Da quel momento la partita era piuttosto animata, c'erano rapidissimi cambiamenti di fronte, c'erano molte occasioni mancate dalla squadra giallorossa, altre mancate dalla Lazio, ma il risultato non mutava più fino al termine dell'incontro, di cui del resto già vi abbiamo riferito nel corso delle nostre cronache dirette, dei nostri interventi. La Lazio, prima di uscire dal campo, si è portata sotto la curva dove ci sono tutti i tifosi laziali, ha salutato i propri beniamini ed ora rientra. Scusa Mary, a Cesena ha pareggiato in questi istanti il centravanti Braida mentre manca poco più di un minuto alla fine a terra linea. Scusa Roma, finale a Torino 1-1 tra Juventus e Torino, a te Ameri. Benissimo, esce la Lazio dal campo, ho terminato anch'io, a te Bortoluzzi.